È l'ora di Brescia Inter. Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Noi siamo i Wolf Brothers e oggi siamo ritornati su FIFA 20 per registrare il pronostico di Brescia contro Inter. Partiamo dagli ospiti. Oh. Allora, Ah sì, gli ospiti, stiamo per dire, il Brescia è in casa, sì, Brescia in casa. Allora, i nerogialli scendono in Nero campo. gialli. Oh, guarda la maglia. È nera. È nero, ma sì, ma c'è il logo giallo e il simbolo della Nike giallo. Quindi sono i nerogialli. Sì, va bene. Allora, Fuma meno, l'Inter. tesoro, che ti fa tanto, tanto male. Allora, O almeno l'Inter. passami la cacchiarola. Porca troia, è la terza volta che mi interrompi. Mi fai dire sta formazione. Allora, l'Inter scende in campo con un 3-5-2. In porta il capitano Samir Handanovic. In difesa Godin, De Vrij. Socme, tira fuori la canapa! Skriniar! A centrocampo Gagliardini, Brozovic, Asamoah, Nicolò Barella e Antonino Candreva. E in attacco il Toro, Lautaro Martinez e il gioiello Esposito. Allora, il Brescia si schiera con un 4-3-2-1. In porta Alfonso. In difesa Sabelli, Cistana, Matusalemme, Castaldello, Martella. A centrocampo Bisoli, Tonali, De Sena. In attacco Gigio Donnarumma. Non è Gigio questo, è un altro È Donnarumma. Antonio Donnarumma. Ah, e l'altro come si chiama? L'altro, il terzo portiere del Milan che si becca 1 milione a stagione. Mi sa che è quello Antonio Donnarumma. Che Donnarumma è questo? Lo dice il nome? Sì, col cazzo. Oddio, chi è questo? Allora, aspetta un Chi attimo. è? Allora, ricerca su Google. Chi è l'attaccante del Brescia? Qual è il nome di questo Donnarumma? Donnarumma Brescia. Brescia. Usa, se forse metti i gigo al wifi funziona, sai. Ok, riconnessione. Alfredo. Ah, Alfredo. Non ci sarei mai arrivato. Ok, molto bene. Alfredo Donnarumma, il fratello perduto di Gigio e dell'altro. Aio, ah no, è Aie, scusate. E in attacco il capitano Balotelli. È L'ex. Il vero, l'ex? È vero che Balotelli è tuo ex? mio ex, detto così è brutto, cioè. È l'ex dell'Inter. Ah! Ok, tutto pronto. Stadio 23 Maja. 23 maggio. Brescia Inter. Si scende in campo. Arbitra ancora San Milano, ma che ma ci stalkera quest'uomo? Popolo interista, benvenuti allo stadio 23 Maja per Brescia Inter. I telecronisti Wolf Brothers. Le due squadre scendono in campo. Allora, ricordiamo che l'Inter arriva a Brescia dopo un pareggio in casa contro il Parma per 2-2. E si può dire che è stata un'occasione sprecata, perché non abbiamo sfruttato il passo falso della Juve che ha pareggiato 1-1 contro il Lecce. Infatti è stato un primo tempo dove c'è stato un buon Parma. Nel secondo l'Inter ha iniziato a fare il suo gioco, però il Parma è riuscito a resistere agli attacchi nerazzurri. Ecco, questo è il riassunto dell'opinione a caldo di Inter Parma. Ok, si parte. Gagliardini, Barella, Lautaro, Barella, 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 Barella! La parata Alfonso. Calcio d'angolo. Mi raccomando che io c'ho ripiega in difesa, non ne vedo uno che sta a ripiega. Godin! Esposito! Esposito! Asamoah! Alto.
Dessena, 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 Donnarumma, Cistana, più corto non si poteva fare, Tonali, Balotelli, Balotelli, Andanovic, ci mette la mano, ho fatto un tiro, yeah, calcio d'angolo, Martella, in mezzo, di testa fuori, no, parata. Andanovic blocca e fa ripartire l'Inter. E c'è lo sbadiglio. Tagliardini. Esposito. 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 Esposito! Il gioiello! Sebastiano! Esposito! 1-0! Esposito. Lautaro. Se ne va. Il toro. Il toro. Il toro! Lautaro Martinez! 2-0! Facciamo un attimo una cosa. Vediamo un po' se riusciamo a non fare a starcene indietro. De Vrij. Brozovic. Barella. Esposito, Brozovic, bella azione. Perché è di tacco, ma vabbè. Tanto è fuori gioco. Ah no, la parata, e questo tira fuori a porta vuota, se ne sapevo io. E vai, ogni tanto il gol me lo fa fare. Grazie FIFA, ti voglio bene. Gol dell'ex Balotelli, che secondo te segnerà? Boh. Aio. 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 Ah no, è aie, aie, vero. Donnarumma. Balotelli. Balotelli. Che è successo? Cosa ho fatto? Fallo? O fallo fuori gioco? Fuori gioco. Vabbè, io poi avevo anche colpito, avevo fatto anche quadrato, ho fatto il cross, va bene. Gagliardini. Barella. Barella. In mezzo, Sebastiano anticipato. Brozovic! 3-1! Epic! Brozzo! E vai! Fine primo tempo, Brescia 1, Inter 3. Si riparte, avvia l'Inter. Lautaro. Brozovic. Brozovic sulla fascia, Brozovic. Brozovic in mezzo per Esposito, anticipato Barella! E vai 3-2, Balotelli ancora e vai Lautaro. Esposito, dai Sebastiano. Asamoah sulla fascia, Asamoah se ne va, nessuno la marca. Ah, sai com'è, tanto non posso mai scattare io. Asamoah in mezzo. In mezzo, Lautaro, pallone alto. Boh, in attacco scatto, in difesa non scatto. Gagliardini, Esposito. Esposito! Ancora Sebastiano! Esposito! Ancora il gioiello che fa il balletto. Ta 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 ta. Hey! Abbraccio anche con Lukaku. 4-2. Ta 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 ta, finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va.
Non lo so, vuoi segnare con Balotelli oggi? Ah, tanto guarda, io sto andando a catto perché tanto so che tanto te hai un culo della Madonna. Quindi io, ma tanto io tra un po' mi aspetto tranquillamente. Tanto anche se faccio il 4-4, fai il 5-4 al 95esimo di 3 minuti di recupero. Tanto anche se faccio il 4-4, fai il 5-4 al 95esimo di 3 minuti di recupero. De Sena, pallone per Aie. 4-4 non è fuori gioco, incredibile. Dai, esultiamo, sì. Ale, 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 aie, è anche morto, ha dato una capocciata per terra, trauma cranico, chiamate l'ambulanza. Esposito Lukaku, dai cazzarola. Dovrai fammi finire l'azione di mortacci tua San Milano di merda, 4 a 4, vaffanculo. Ah, ho pareggiato. Tu me li Fantastico. tiri. Ah, fai il 5 a 4 sicuro. Guarda mo, guarda qua, 4 a 4, vaffanculo. Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Dai, facciamo il golden goal. Vai, tac. Yuhu, vai che andiamo. Tu me li tiri! Oh, faccio il 4-4, poi fai il 5-4. Guarda cosa hai fatto! Ma te il 5-4, brutto bastardo! Ogni tanto mi capita, che cazzo. Bene, facciamo. Vai, supplementari. Lukaku! Lukaku! Esposito! 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 Vaffanculo! In mezzo! È fuori gioco di sta merda! Fuori gioco! Va! Politano! Politano! Hai rotto il cazzo! Chi cazzo è in porta? Politano! Esposito! Ti sei tolto un calcio Vaffanculo! d'angolo. Asamoah! Lukaku! Porca troia! Porca di quella puttana! Che cazzo ammonisci così a cazzo a Milano? Anche te non capisci niente! Che fai? Che verdaccia! Arbitro! Oh! Arbitro! Qua voglio! Oh! Porca troia! Politano! Lukaku! Bene, dai, l'abbiamo riaperta! Guarda che merda! Arbitro! Doppio giallo, espulsione! Al posto di essere espulso! Arbitro, voglio 8 minuti di recupero. 2 minuti! Solo 2 minuti! Con tutte le perdite di tempo dai 2 minuti! Ma che vergogna, che vergogna! Porco demonio, porco santissimo Gesù Cristo! Barella! 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 Fammi finire l'azione! Fammi finire l'azione, San Milano di merda! Fammi finire l'azione, brutto bastardo! Brutto bastardo! Vince il Brescia 6 a 5. Ale, 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 ale. Campione FF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 
te è un risultato possibile, Brescia no. Inter? No. 4 a 4 no. Però infatti fanno 7 a 7. Neanche. Però diciamo che l'Inter deve assolutamente vincere per rimanere in corsa con la Juve. Forse di sta partita, io di sta partita l'unica cosa che sono abbastanza sicuro, Balotelli per me un gollettino, forse anche due lo potrebbe fare, eh? Anche secondo me, infatti secondo me l'ex può colpire. Ah boh, comunque partita finita 4 a 4, però allora, qui se fin- 6 a 5. Allora, se finisce 4 a 4, io e Marco abbiamo perso la schedina. Se finisce 6 a 5, io e Marco abbiamo perso la schedina. Ecco, perfetto. Io non c'entro niente comunque. Quindi deve vincere l'Inter per forza. Ok ragazzi, questo video strano, molto strano, molto strano e molto smadonnone è finito. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, lasciate un commento qua sotto dove potete scriverci secondo voi quanto finirà Brescia-Inter, ovviamente nei 90 minuti. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi.
E noi ci vediamo domani con il pronostico di Udinese Roma. Esatto. Ciao! Finalmente hai smadonnato te e io no. Incredibile.